dobbiamo dire che l'articolo 9 è poco applicato, è poco efficace rispetto a quelle che sono le problematiche attinenti alle ricchezze di cui ancora disponiamo. Questo luogo è uno scrigno di tesori, da Megara Eblea al Castello Svevo, ai Forti Gersi e Vittoria, a Torre Avalos, all'hangar per dirigibili e così via, ma tutti questi beni purtroppo sono negletti. I pochi fondi che arrivano sono impiegati dalle autorità preposte in altre cose che probabilmente attirano di più l'attenzione del pubblico o l'attenzione così dei riflettori delle televisioni, ma non arrivano da uno. E questi beni purtroppo stanno ormai crollando a mare, così come i bastioni del Castello Svevo, così come il Rivellino Quintana sul quale siamo. 45 giorni fa c'è stato il crollo di uno spigolo di Levante, e 45 anni fa forse dello spigolo di Nord, e continuano i crolli, continuano probabilmente a elaborare progetti, ma non vengono poi fatte le opere che li mettano in sicurezza. Noi siamo qui per ricordare queste cose e per sollecitare chi ne ha il compito, le competenze e la responsabilità ad attuare interventi, perché questi beni che noi definiamo i gioielli di famiglia di questa città vengano conservati, tutelati, e su questa cosa si costruisca il futuro del nostro paese, perché è la bellezza di questi luoghi quella che l'ha fatta diventare quello che è la bellezza di questi luoghi che ha fatto sorgere una città, che ne ha fatto una città importante nel panorama della regione, e che oggi rischia invece di essere cancellata dall'incuria, dal degrado in cui l'hanno lasciata chi ne aveva la responsabilità. E allora è la bellezza il futuro di questo paese, e sulla bellezza noi puntiamo contro le bruttezze di chi vuole cementificarla, di chi pensa soltanto a riempirsi probabilmente momentaneamente le tasche e lasciare a noi le macerie. Noi le macerie non le vogliamo, noi vogliamo che i nostri beni monumentali, storici, culturali, archeologici rimangano fruibili a noi e alle generazioni che verranno. Il Rivellino Quintana, che fa parte di tutta la struttura difensiva e di quei lavori che vennero realizzati da De Grunenberg nel finire del XVII secolo. E si vive un continuo disagio, e lo sappiamo benissimo, nel vedere questo patrimonio che sta cascando a pezzi letteralmente, che noi stessi stiamo praticamente crollando su noi stessi. Vedere tutto questo anche inermi, spesso e volentieri, senza poter fare nulla per fermare questo fenomeno. E questo veramente ci fa vivere un malessere continuo ogni giorno che passa. La salvaguardia di un patrimonio che comunque non sarebbe semplicemente un modo per valorizzare e sottolineare l'immensa importanza di questi beni. Ma sarebbe anche, e non capiamo noi, il motivo per cui questa cosa non viene recepita dalla cittadinanza e dalla nostra amministrazione, semmai ce ne fosse una, dell'importanza appunto della possibilità di questo patrimonio di diventare risorsa economica. Tutti ci invidiano le nostre bellezze, il nostro mare, la nostra costa, i nostri monumenti. E quindi comunque questo è un fenomeno diffuso anche nel resto della provincia di Siracusa. Però in maniera assolutamente inspiegabile, se non si va addirittura a scrutare nella genetica del siracusano, del cittadino siracusano, non si capisce per quale motivo non si voglia valorizzare questi beni. E chi invece sarebbe preposto a indicare la strada non lo fa assolutamente, si aspetta la rovina di questi beni per poi eventualmente intervenire. Noi siamo questo, siamo pezzi di pietra che provengono, perché la pietra giugiulena praticamente proviene da questa terra, viene estratta, viene resa bella. Poi a un certo punto noi non abbiamo alcun interesse a vedere quello che ci sta succedendo, cioè quello che stiamo facendo. Stiamo crollando a pezzi in questo mare bellissimo, che ormai è soltanto bello, ma non è fruibile, non è balneabile, inquinato, bisognerebbe bonificarlo. Le coste stanno crollando, praticamente l'immagine del Rivellino crollato siamo noi.